Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo arrivati ad aprile e quindi, come di consueto, video su alcune delle novità editoriali. Quindi andiamo a vedere insieme alcuni dei libri che potremo trovare in libreria in questo mese. Io, come al solito, li ho scritti tutti qua sul mio quaderno perché la memoria scarseggia, ma direi di partire subito con il primo che si intitola La libreria del tempo andato. È la storia di Miranda che trascorre praticamente le sue giornate all'interno della libreria di suo zio. E suo zio organizza per lei delle divertenti cacce al tesoro letterarie, quindi attraverso citazioni, le fa esplorare un po' la libreria e la fa immergere in questi libri. A lei piace tantissimo e ha un ottimo rapporto con lo zio. Però purtroppo, quando lei compie 12 anni, la madre decide di tagliare completamente i ponti con il fratello, quindi la allontana dallo zio e la porta a vivere lontano. 16 anni dopo riceve una lettera nella quale apprende che purtroppo lo zio è morto, però le ha lasciato in eredità la sua libreria. Quindi lei torna immediatamente in questa libreria, tra ricordi di infanzia e un po' di malinconia, trova vicino alla cassa un biglietto con una citazione della Tempesta di Shakespeare e capisce subito che è un messaggio dello zio. Quindi comincia una caccia al tesoro come quelle di quando lei era piccola, però questa volta scoprirà una verità che riguarda il suo destino. Questo mi sembra un libro veramente particolare che sicuramente fa parte dei miei interessi di lettura, perché le storie così di solito mi affascinano, quindi è probabile che io poi lo leggerò e se lo farò, come al solito, vi farò la recensione. Il secondo libro si intitola Tutto quello che ho. È la storia di Liliana, una quarantenne che non ha ancora trovato l'amore, che è un po' scontenta in realtà della sua vita, ma che tutto sommato riesce a prendere con positività e con ironia. È molto indipendente e sarà protagonista di incontri particolari che la butteranno in una sorta di magia capace di farle cambiare completamente la prospettiva dalla quale lei sta guardando la sua vita. Quindi è un libro in qualche modo di cambiamento interiore, da quello che ho capito. Il terzo libro si intitola È il suono delle onde che resta. Questo è un libro che all'inizio mi ha fatto un po' sorridere perché lo ritengo un po' fuori stagione, nel senso che tutto accade nella notte di Natale e anche se esce ad aprile, comunque ci porta indietro alla notte di Natale. È praticamente una signora anziana, un'artista, che si è ritirata alla vita su un'isola, quindi ha preso questa casa arroccata su uno scoglio in questa isola semideserta. E proprio nella notte di Natale sente un rumore di vetri che si infrangono, corre in salotto e trova una bambina svenuta. Si spaventa, però il contatto fisico per lei è un problema, quindi si limita solo a metterle sopra una coperta. Poi il giorno dopo, per fortuna, si accorge che la bambina è viva ed è sveglia. L'unica cosa è che purtroppo ha perso la memoria, quindi non ricorda assolutamente niente del suo passato. L'unica cosa che sa è che sta cercando suo padre e di lui ricorda solo la voce e una musica in lontananza, non ricorda altro. Quindi per entrambe comincerà una nuova avventura, perché dovranno comunque ricostruire il passato di questa bambina, e per questa anziana signora che si era ritirata completamente dalla vita e comunque anche dal rapporto con le persone, arriverà di nuovo qualcosa di inaspettato che è l'amore che entra nella sua vita. Quindi sicuramente in questo libro c'è una parte di giallo, perché bisogna scoprire un po' qual è il passato di questa bambina e che cosa è successo, ma c'è anche una parte più profonda, più introspettiva, che è appunto il cambiamento di questa donna e la sua nuova apertura all'amore e ai sentimenti. Il terzo libro si intitola L'odore dell'erba dopo la pioggia. È la storia di Annabel, una donna in carriera, tutta presa dai suoi impegni, con pochissimo tempo da dedicare alla figlia di 8 anni, che un giorno sta guidando verso il suo paese natale, dove non torna da tanti anni. A un certo punto, quasi in modo un po' inconsapevole, si ferma sul ciglio della strada ed entra in un bosco perché è attratta da un prato con tutti i fiori.
Lei va verso questo prato, perde tempo, si immerge nella natura, cammina nel bosco. A un certo punto il buio la sorprende. Lei si accorge che è passato tanto tempo e che è andata troppo avanti perché non riesce più a tornare dalla sua macchina. Inoltre si accorge con spavento che ha lasciato la borsa e il cellulare nella macchina, quindi non può neanche chiamare aiuto. È spaventata, ma a un certo punto si accorge che in questo bosco c'è una casa. Quindi va, bussa alla porta e le apre un signore anziano che è un po' a metà tra un vecchio saggio e uno stregone. Le fa passare la notte a casa sua, la ospita e poi dal giorno dopo praticamente la accompagnerà verso un viaggio alla riscoperta della sua anima. Quindi grazie a lui questa donna riuscirà un po' a riscoprire il valore del tempo, il valore delle cose semplici, l'importanza di non correre troppo nella vita e quindi comincerà per lei un cambiamento interiore molto importante. Questo è un libro che detto così mi potrebbe anche attirare, ma temo che potrebbe non essere il mio genere se per caso fosse scritto in modo troppo descrittivo e troppo lento, però io questo ancora non lo posso sapere perché ovviamente non l'ho ancora letto, però diciamo che la trama mi può ispirare abbastanza, bisogna vedere come è stato scritto. Se per caso provassi a leggerlo, ovviamente poi ve ne parlerò. E l'ultimo libro si intitola 5.000 watt di stelle. Questo invece penso che lo leggerò sicuramente perché mi attira tantissimo. È la storia di Justin e Nick, che sono due amici d'infanzia che si incontrano dopo un po' di tempo per caso. Lei è un'aspirante giornalista che lavora in una rivista e scopre che questa rivista è letta quotidianamente da Nick, che attore di teatro, segue l'oroscopo. Quindi lui crede fermamente in quello che l'oroscopo dice e segue quasi alla lettera i consigli delle stelle. E qui a Justin viene l'idea, manomettere un pochino le previsioni astrologiche in modo da inserire all'interno di queste previsioni qualche indizio che possa condurre Nick a lei. E quindi fa questo lavoro, diciamo, di manomissione dell'oroscopo. Solo che quello che lei non aveva calcolato è che l'oroscopo non lo legge soltanto Nick, ma lo leggono molte altre persone. Quindi si ritroverà un po' involontariamente a cambiare anche i destini di altre persone che lei non conosce affatto. Però quello che succede per una serie di eventi e per una strana energia cosmica, tutte queste vite in qualche modo poi si ritroveranno a convergere. Quindi è un libro scritto anche con un po' di ironia, con un po', insomma, di originalità ed è trattato in modo abbastanza leggero, almeno questa è la recensione che io ho letto. Devo dire che questo è uno di quei libri che invece mi attirano tantissimo, quindi quasi al 100% appena esce penso che lo comprerò. Questi sono alcuni dei libri che noi potremo trovare ad aprile in libreria. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa che vi ispira oppure qualcosa che magari volete leggere e che io non ho nominato, che sapete che mi fa sempre piacere sapere quali sono le vostre letture del momento. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.